Una pasta più pesante di una palla da bowling? Una bella ragazza che lascia cadere la sua dentiera in diretta? Ci sono alcune cose che bisognerebbe davvero vedere per crederci. Allora, guarda questo video fino alla fine, non sarai deluso. Sapevi che la maggior parte dei panettieri in tutto il mondo fossero degli uomini? Eh sì, perché ce ne vuole di forza nelle braccia per poter impastare la pasta, soprattutto quando è simile a quella che stai per vedere subito in questa sequenza. Queste immagini insolite ci mostrano un apprendista panettiere in piena preparazione della sua pasta, e siccome quest'uomo è molto famoso, ha persino diritto a un pubblico venuto ad assistere al suo piccolo spettacolo di impastamento. Non so te, ma ho la netta impressione che questo panettiere provocherà un grande disastro con la sua pasta del pane. E voilà, te lo avevo proprio detto, no? L'artigiano panettiere ha letteralmente finito per fracassare la tavola con la sua pasta, tanto che è pesante e dura. Eccone uno che non farà sicuramente fortuna sul mercato della baguette. Si continua con una scena che viene dal mondo della fattoria e i cui eroi sono povere caprette che non avevano chiesto nulla a nessuno. In queste immagini filmate da una telecamera di sorveglianza puoi vedere le quattro capre mentre stanno serenamente pascolando nel loro recinto. Ma ecco che un grosso camion piomba nel terreno con il rumore fragoroso del suo motore e delle sue grandi ruote. Non ci voleva altro per spaventare a morte queste sfortunate piccole creature. Infatti puoi vederle crollare insieme, completamente paralizzate dalla paura. Ma se si fa un piccolo fermo immagine nel momento in cui il camion si ferma, potrai chiaramente vedere che una delle sue ruote ha colpito un palo del recinto elettrico. In realtà è uno shock elettrico che ha stordito queste povere creature, dovuto al fatto che il filo elettrificato le ha colpite. Le capre se la caveranno fortunatamente senza troppi danni, ma è sicuro che conserveranno un ricordo molto doloroso di questa avventura. Sei già stato in imbarazzo in pubblico? Credimi, è una posizione molto scomoda quella di dover far fronte agli sguardi, soprattutto quando sei una bella ragazza dal sorriso smagliante. In questa sequenza, completamente esilarante, puoi vedere una sessione live su TikTok che è andata storta e capirai presto perché. Quindi, guarda questa bella ragazza dalla dentatura abbagliante di bianchezza e goditi questo sorriso smagliante, perché stai per vedere che è decisamente effimero. Forzando un po' sui suoi muscoli zigomatici, l'incantevole ragazza ha fatto cadere la sua dentiera, che come puoi agevolmente osservare, riposava solo su poveri piccoli monconi di denti. Un forte incidente spiacevole e che non poteva capitare in un momento peggiore, visto che la sfortunata era in piena discussione romantica con il suo pretendente, il tutto trasmesso in diretta sul suo smartphone. In queste immagini divertentissime puoi infatti vedere una ragazza vendicativa mentre si scatena con una mazza sull'auto del suo fidanzato. Quest'ultimo l'ha tradita e lei ha finito per saperlo, ma come puoi osservare è proprio decisa a fargliela pagare. Infine, questa Xena, principessa guerriera, farà più paura che danno al suo gallo di fidanzato perché visibilmente manca un po' di allenamento. I suoi colpi rabbiosi e ripetuti non hanno nemmeno rotto un vetro, nemmeno un retrovisore, per il più grande sollievo del suo infedele proprietario. Ti ricordi di queste immagini spettacolari d'atterraggio di grandi aerei sull'isola San Martino? Beh, ecco una sequenza che ti lascerà completamente perplesso, ma che ci viene questa volta dall'isola greca di Skiathos, nel mare Egeo. Con una pista lunga soltanto 1628 metri, l'aeroporto nazionale di Skiathos, Alexander Papadiamandis, è un vero e proprio percorso ad ostacoli per i piloti di linea. In queste immagini, praticamente surreali, puoi vedere l'atterraggio di un Airbus A321 Neo della compagnia Wizz Air, un mostro alato che misura comunque 44,51 m di lunghezza per una massa massima al decollo di 93,5 tonnellate. Come puoi chiaramente distinguere, l'apparecchio sfiora letteralmente di un capello i curiosi attruppati vicino alla pista, i quali l'hanno peraltro scampata in questa occasione. Una menzione d'onore per la cronaca al pilota, il quale ha saputo gestire questo atterraggio come un vero professionista. Secondo te, chi è il miglior giocatore di basket di tutti i tempi? Alcuni tra voi hanno forse già il nome di Jordan sulle labbra, mentre altri penserebbero piuttosto a Rodman, LeBron o anche Patrick Ewing. Ma ricredetevi, cari amici, perché la leggenda del basket non fa nemmeno parte dell'NBA, ma piuttosto di uno zoo. Eh sì, guarda bene queste immagini allucinanti e avrai la prova che questo pachiderma batte tutta la NBA con un colpo solo di proboscide. Quindi, ammira questi super lanci e le sue favolose schiacciate che persino quel gigante di Shaquille O'Neal non avrebbe potuto fermare. Nulla da dire, questo elefante è un vero e proprio campione del mondo in tutte le categorie, il quale non sbaglia mai il suo colpo e meriterebbe proprio il suo posto tra le star di questo sport.
Amico fai da te occasionale, un piccolo consiglio che vale il suo peso in oro. Dimentica il made in China quando fai il tuo shopping in utensili, perché il risultato potrebbe presto risultare altamente catastrofico. E ciò vale anche per tutti gli oggetti del quotidiano, persino quelli ad uso militare, come stai per poter osservare in questa sequenza esilarante. Guarda quindi questi soldati coraggiosi in pieno allenamento di gestione di artiglieria leggera in aperta campagna. Questi sfortunati militari stanno infatti manipolando un piccolo mortaio, ma non sanno purtroppo che il materiale che è stato loro fornito proviene direttamente dalle fabbriche del Regno di Mezzo. Ed ecco, ciò che doveva succedere avvenne. Con il proiettile introdotto nel mortaio e la messa a fuoco avviata, quest'ultimo finisce per cadere loro direttamente sulla testa. Quindi puoi assistere a un gioioso sbandamento militare, perché è vero che solo il famoso si salvi chi può è d'obbligo in tali situazioni. L'elicottero non è davvero ciò che c'è di più facile da pilotare, perché con la moltitudine delle manovre e dei comandi disponibili ci si può presto ritrovare completamente disorientati, eccetto che nella sequenza che stai per seguire, le competenze aeree del pilota di questo elicottero ti abbaglieranno necessariamente. Ammira quindi questo incredibile gioco di prestigio che ha potuto fare con successo a mani basse, avvicinandosi letteralmente a filo della cima di una montagna. L'apparecchio è così vicino al suolo che il pilota ha solo da tendere la mano per dare una bottiglia d'acqua all'alpinista in piedi sulla cima. A missione compiuta, questo pilota esperto lascia il luogo con così tanta eleganza e agilità, esattamente come se avesse cavalcato una mitica creatura alata che le aveva obbedito alla lettera. Se non stai guardando questo video sul tuo smartphone, sarà necessariamente nella tasca dei tuoi pantaloni o del tuo giubbotto. Beh, sappi che è una bruttissima idea e una volta che vedrai questa sequenza non metterai mai più il tuo telefono così vicino al tuo corpo fragile. Queste immagini sconcertanti sono state filmate da una telecamera di sorveglianza all'interno di un negozio di riparazione di smartphone e di altri oggetti elettronici. Puoi vedere uno dei gestori mentre traffica su un Galaxy Note 7, mentre il suo collega sta serenamente parlando con lui. Ma improvvisamente il Samsung in riparazione esplode in un terribile lampo di fuoco e luce, mancando per poco di bruciare gravemente il pover'uomo. La batteria del telefono divampa allora in un istante, come se tutti i fuochi dell'inferno si fossero abbattuti su di lui. Allora, non vuoi che ti succeda mentre il tuo smartphone è incastrato nella tasca posteriore dei tuoi jeans, no? Gli aerei cargo sono veri e propri mastodonti dell'aria, e il meno che si possa dire è che non diano l'impressione di essere fragili, ma in questa sequenza mozzafiato stai per vedere che persino i più robusti degli aerei possono avere delle avarie più o meno gravi, se non addirittura mortali. In queste immagini filmate da un curioso, puoi vedere il momento del decollo di un Boeing Dreamfilter, un gigante del cielo che misura 71,68 metri di lunghezza, per un peso a vuoto di oltre 180 tonnellate. L'aereo è ancora solo a qualche decina di metri dal suolo, quando si distingue fumo nero che scappa dal carrello d'atterraggio principale. Poi, quasi subito, una ruota gigantesca si stacca e cade pesantemente sul suolo, in cui rimbalza a più riprese, fortunatamente senza ferire nessuno. Stranamente, l'aereo da carico ha tuttavia proseguito la sua strada come se niente fosse, nonostante la perdita di un elemento così cruciale come un carrello d'atterraggio. Fortunatamente l'apparecchio ha potuto atterrare senza troppi intoppi 7 ore dopo negli Stati Uniti, grazie tuttavia ai nervi saldi del pilota. Quelli che hanno già assistito a un fenomeno di UFO, alzino la mano per favore. Se vedi così tante dita in aria nella sala è perché questi fenomeni celesti inspiegabili sono sempre più frequenti in questi ultimi anni. Infatti, raccogliamo migliaia di testimonianze ogni anno in tutto il mondo e talvolta si tratta di persino più testimoni che hanno visto la stessa cosa praticamente nello stesso posto e nello stesso momento. In queste immagini, che sembrano provenire da un'altra dimensione, puoi vedere uno di questi fenomeni filmati da un testimone oculare in Francia. Questo strano oggetto luminoso è stato visto da centinaia di persone un po' ovunque nell'esagono, ma anche a Madrid, in Spagna, in cui dei residenti dichiarano di aver avvistato la stessa luce strana nel cielo. Gli appassionati di UFO e di fenomeni paranormali se ne sono dati alla pazza gioia, benché delle spiegazioni più razionali siano state emesse dagli scienziati. Secondo loro si tratterebbe infatti di un piano che si è staccato dal razzo SpaceX di Elon Musk, ma vabbè, vai a capire comunque. E come sempre, il meglio per la fine, con questa sequenza completamente esilarante. Guarda questa ragazza che si diverte a fare una danza in diretta per i suoi follower, probabilmente su TikTok o un altro social network altrettanto degenerante. La ragazza che si prende per una stellina si mette in posa e fa belle smorfie con il suo piccolo muso, ma improvvisamente suo padre piomba nella stanza e, accendendo la luce, sorprende sua figlia in piena sessione di danza. Puoi vedere dall'espressione sul suo viso che non è affatto contento. Niente affatto. La giovane birichina se la cava tuttavia con una piccola pacca sulla testa, così come un imbarazzo fenomenale su internet. Ma dai, sappiamo tutti che il ridicolo non uccide, altrimenti sarebbe già sepolta da un bel po' di tempo, no?
Ora dici cosa ne pensi di queste sequenze completamente divertenti ed insolite immortalate da una telecamera. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!